E buongiorno leggerezza e bentornati ad un altro appuntamento con Talk to You, il talk del sabato pomeriggio. E eccolo qua, mi è già al mio fianco, non devo nemmeno presentarlo. Sono già presente, vedi? È già presente, ormai l'effetto sorpresa non fa più effetto. In effetti l'effetto sorpresa non fa più effetto. Un giro di parole meraviglioso oggi. Vabbè dai, ci stiamo approssimando al Natale, cominciano le compere, il via vai e vai a destra, i tortellini. Di Tourtelaine, esattamente. A proposito di Tourtelaine, caro il mio Massimo, abbiamo un ospite, che ospite, insomma, viene dalla stessa città e poi, quindi di tortellini sarà abbastanza esperto. Intendo. Bolognese e Scorpione, nati nello stesso segno a novembre, quindi porta bene, dai, mettiamola così. Porta bene, lo Scorpione porta bene, ma tanto portiamo bene già noi e questo lo sappiamo, infatti. Esatto. Speriamo di portare bene anche lui. L'ambito lavorativo televisivo, ma anche per l'ambito lavorativo normale a cui appartiene, diamo il benvenuto a Marco Fortunati, detenente del Grande Fratello. Il Grande Fratello. Ciao a tutti. Benvenuto Marco. Ciao Marco. Effetti è una cosa un po' strana vederlo dal schermo di Canale 5 al nostro, Massimo, perché lui è ancora presente in studio. L'hanno nominato spesso, anche Rosy l'altro giorno l'ha nominato, quindi è molto presente dentro la casa. Sì, sono il fantasma, in realtà il fantasma della casa sono io, che ogni tanto... Quello di Grecia, esatto. Esatto. Io senti, toccavo da dietro. Ma tu hai già tastato il ristorante di Rosy in tutto ciò, perché ho visto che Greta prima di entrare comunque una capatina ce l'ha fatta, eh. Aspetta che è andato via l'audio. Pronto? Quindi. Ci siete? Sì, ci siamo. Ah, ok. No, dicevo, tu sei andato a fare una capatina nel ristorante di Rosy, perché Greta ci ha fatto un salterello. Ci ha fatto un salterello, esatto. No, io non ci sono ancora andato, però ho conosciuto i genitori di Rosy. Sì. Quindi dai, adesso cerchiamo di organizzare, gli ho detto che adesso vado, perché sai, abbiamo mangiato la cucina. A me il sushi non piace, altrimenti lancerei un autoinvito in questo momento. No, io però amo, ecco. Se volete approfittare, fatelo pure. Io amo. Sì. Se mi fa una pizza io ci vengo, però non credo. Ma poi deve essere buono, perché in casa lei ha fatto anche la serata sushi, e voglio dire, fare la serata sushi in casa hai quattro cose, no? Però era venuto buono. Vabbè. Quindi... Ma a proposito di questo, io ti voglio fare una domanda, Marco, perché sono curiosissima di sapere quando fate la spesa, come vi regolate. Beh, però ci arriveremo. Prima voglio parlare di te. Allora, tu sei nella vita un istruttore di sci, di snowboard, giusto o no? No, solo sci, certo. Sci in pista e sci freeride, quindi fuori pista, sì. Ok, ecco. Come ti è balenato? Insomma, come ti sei trovato al Grande Fratello? Nel senso, hai detto adesso faccio richiesta, oppure ti hanno captato da qualche parte, perché loro fanno queste cose. Esatto. No, in realtà io l'ho proprio fatto io la richiesta, nel senso che è una cosa che io ho sempre guardato, adesso non continuamente, però il Grande Fratello, i reality in generale mi sono sempre piaciuti. Allora un giorno di quest'anno ho detto, ma mi piacerebbe farlo, anzi l'anno scorso. Caso vuole che avevo sentito, prima ancora che iniziasse, che ci fosse questa edizione metà NIP, metà VIP. Sì, allora ho detto, ibrida. Stai a vedere che quest'anno ce la faccio. Allora avevo fatto la candidatura e poi mi hanno chiamato. E quindi dopo fai tutto l'iter e io tutte le volte dicevo, sì, vabbè, ma sai, tutta la gente che ci prova, cioè... Ma io che cosa ho? Figurati se prendono me, stessi sempre esatto. Con la frase. Esatto. Sì, come esatto. È successo a noi ai tempi di Amici, ma figurati esatto. Se prendono me, e hanno preso me. E alla fine hanno preso me. Quindi era anche una scommessa, a un certo punto avevo fatto una scommessa con gli amici, perché dicevo sempre no, non succede, ma se succede, e tutti sì, vabbè. E invece okay, succede. E che pegno hai dovuto pagare per questa cosa con gli amici? No, loro devono pagare ancora a me un po' di cene. Ah, ok. Però ancora non mi hanno offerto nulla. Però vabbè ti è andata bene allora, ti è andata bene. No. Portali da Rosy e fagli spendere, perché mi sa che non è proprio economico quel ristorante. Adesso li organizzo tutti e vedrai che poi pagano. Marco, allora, tu quanto tempo sei rimasto nella casa? Io ho fatto un mese, poco meno.
poco meno di un mese, sì, e sono uscito il 3 ottobre, sì, il 3 ottobre. Il 2 ottobre. 2 ottobre, sì, 2 ottobre. E, tutto è nato da una prova, in realtà, che è andata male, cioè stava andando bene, però dopo è andata male, e quindi dopo da lì si è innescato tutto un meccanismo per cui mi sono ritrovato in nomination. E prima nomination è come inforcare la prima porta, cioè prima nomination fuori, fuori. No. Ti sei dato una risposta una volta uscito fuori, chiaramente quando hai visto un po' tutto, no? Perché noi sul web lavoriamo molto più degli autori che sono in casa. Fidati che quello, il materiale che diamo credo. Noi non ce l'hanno, li aiutiamo poi a portare avanti le puntate. Questo loro Ah, lo sanno molto bene, anche perché siamo, come dice una mia amica, siamo degli spifferoni, osserviamo, ascoltiamo, guardiamo. E spesso e volentieri mostriamo una verità che nei montaggi del pomeriggio non viene mai mostrata, no? Quindi diciamo che il vero Grande Fratello si fa su X, adesso su Thread, si Sì, chiama è così, vero. su È Thread, su vero. TikTok e su Instagram, si lavora lì, eh? Noi facciamo un grande lavoro, ci devono ringraziare. Detto questo, Marco, una volta che sei uscito fuori dalla casa e hai avuto modo ovviamente di vederti, no? Nei video, che cosa hai pensato? Cioè dici, cavolo, sono uscito bene o non sono uscito per niente bene? Allora, sì, sì, me lo sono domandato e mi sono dato una risposta, nel senso, quando sono uscito, è vero, mi sono riguardato. In realtà, la prima cosa che ho guardato, questo perché io sono molto competitivo, erano i secondi della prova in piscina, perché volevo vedere se effettivamente ero molto più avanti. Infatti ero molto più avanti. Poi da lì ho detto, aspetta che mi riguardo un po' tutto quanto, giusto per capire cosa ho sbagliato e cosa no. E forse la risposta è stata che sono stato troppo neutro, no? Nelle discussioni, ma questo non perché sia stata una strategia la mia, cioè il voler andare magari d'accordo con tutti, non voler prendere le parti. È proprio che io a livello umano faticavo a entrare in quelle dinamiche, in quei discorsi litigiosi, no? In quelle che fa Beatrice, ad esempio, Esatto. Le quelle che fa dinamiche, le Beatrice. famose dinamiche. Dinamiche. Però bisogna dire una cosa, Marco, io devo darti atto del fatto che non è facile, perché Beatrice è una grandissima giocatrice, io la amo, ve lo dico subito, perché riesce ad avere ragione pure quando ha torto. E lì bisogna avere proprio un'abilità proprio di linguaggio, di intelligenza, bisogna conoscere bene la televisione e chiaramente lei la conosce perché oltre ad essere attrice e regista è anche autrice, per cui figuriamoci. Anzi, io penso che Certo. lei qualche idea ogni tanto la lanci. Però detto questo, non è facile, cioè, non devi sentirti tu inadeguato, perché non è una cosa semplicissima entrare a gamba tesa. Oltretutto, ecco una cosa che volevo sapere: quanto pesa il fatto di avere comunque gli occhi addosso, non solo del regista, ma sapere che a casa ti guardano non più H24, ma insomma tantissime ore. Come si fa? Ma all'inizio è strano perché chiaramente tu entri e vedi, cioè si diceva, no? Vedrai che quando entri non te ne accorgi neanche. Sì, virgola. Nel senso che alla fine tu parli, ma sai che stai parlando a una persona, ma a 2 milioni di persone o quelli Esatto. che sono, insomma. Quindi Sì. anche lì magari, anche se vuoi esporre un concetto, tu sai che tu lo dici. Attento. Sì, perché non hai davanti la persona con cui puoi, cioè, puoi dare la Sì. motivazione. Tu esponi un Sì. concetto e poi non sai se la gente lo No, non capisce sai come lo... bene, No, ecco. esatto, c'è sempre il rischio che vengano comunque interpretate male le cose. Cioè, io non so, Sì. io Massimo non so tu, ma non so se ce la farei essere libera di animo proprio, perché avrei paura veramente di dire qualsiasi cosa. Forse quello lo fai dopo tanti, tanti mesi che sei lì, forse all'inizio è ancora difficile ambientarsi. Quando arrivi ai 2 o 3 mesi che senti la stanchezza, come anche Fiordaliso, forse lì riesci ad arrivare a non accorgertene più, fra Perché probabilmente virgolette. Marco, lì. No, ecco. Sì, sì, perché vai. probabilmente lì ti apri di più, cioè a un certo punto hai bisogno di togliere un po' quella che è la maschera della telecamera e parlare più come sei normalmente. Magari all'inizio sei un po' più. Esatto. Devi ragionare, ecco, devi In ragionare un po' di più. esplorazione, esatto. Sì. Poi dopo Allora, diventa un. Marco, in questi giorni si sta parlando del rinnovo, no? Perché voi avete firmato comunque, penso, primi di gennaio, giusto? Nessuno aveva dato la certezza dell'allungamento. Sì, Ok. esatto. Tendenzialmente, beh, Alex è uscito, lo sappiamo, Beatrice stava in un momento di difficoltà, ecco.
quanto sì. questa difficoltà di Beatrice tu l'hai vissuta da vicino con Giuseppe, con Massimiliano, insomma ci sono stati vari scontri tra di loro, Massimiliano con Heidi, soprattutto Massimiliano in questo momento fuori dalla casa non sta passando un bellissimo periodo, perché quando anche Fanpage arriva a fare gli articoli pesanti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ecco Marco, cosa sta facendo di sbagliato Massimiliano? E Beatrice ha davvero una crisi o fa parte della sua strategia fina? Ma allora, secondo me partiamo da Massimiliano. Massimiliano, quando sì. io ero dentro, io poi ci andavo molto d'accordo, come poi in realtà effettivamente andavo d'accordo anche con Beatrice, un mese vai d'accordo con tutti. C'è da dire che ultimamente, secondo me, ha perso un po' del suo essere e forse un po' più stratega. E il problema è che lo scivolone che è stato fatto con Heidi, magari se l'è portato poi dietro, perché poi quando tu fai un errore, viene riflesso anche in altre situazioni. Quindi sbaglia con Heidi, parla con Beatrice. Già prima litigavano, ma adesso sembra più grave. E adesso con la Monia, giusto? Sì. Monia però viene da fuori dopo ha visto tutto e sicuramente non ci casca. Infatti Monia lo tiene proprio al suo posto, non so se avete notato, lui ci prova con la stessa tattica, quindi vuol dire che anche lui, allora, o non ha capito niente degli errori che ha fatto, o vuol dire che effettivamente lui ha fatto così, ma Monia che lo conosce ha detto aspetta un secondo, stai al posto tuo, perché a quanto dicono dentro casa. Sentivo l'altro giorno Fiordaliso e Marco che spettegolavano e forse lei avrebbe anche qualcuno fuori ad oggi, quindi insomma non credo che lei sia disposta a cedere alle lusinghe di Massimiliano. Ecco, solo che non ho capito una cosa, qual è l'obiettivo di Massimiliano dentro la casa? Perché non si capisce che tipo di personaggio lui voglia essere, se un vice... Non si capisce. All'inizio mi veniva da dire, come si era definito lui, un paladino, no? Di quelli che magari erano nuovi, cioè noi magari persone normali. Ad oggi vuole secondo me vuole creare qualcosa, perché a un certo punto, quando tu vedi che ad esempio lo scontro con Beatrice sta durando dal giorno 1, cioè o metti un punto, oppure è il secondo confronto che fai in studio e poi la prende la leggera, poi fai pace, poi dopo ci ricaschi e magari mentre Beatrice litiga con Sara ti ributti dentro. Mi viene da dire è diventata un po' più strategia, ecco. Guarda, io ti posso dire una cosa, non so se uscendo ti sei accorto che Massimiliano è stato ripreso mentre diceva di avere intenzione di far cascare Bea tra le sue braccia, di farle ammettere di essere innamorata di lui e dare le due di picche. Chiaramente questa cosa, signorini, non l'ha mandata in onda, però mi sorge il dubbio che lui in qualche maniera volesse fare Beatrice, che è la giocatrice più forte in questo momento, e appunto seguire la scia. Sì. Beatrice però non c'è cascata. No, Beatrice non c'è cascata perché ha detto no. Quindi a quel punto lui ha dovuto trovare un'altra strada per farsi largo nella casa, perché in effetti c'è stato un periodo che lui era fin troppo silenzioso. Sì, ma secondo me lui ha capito che, sempre per dinamica di gioco, che siccome Beatrice fuori è amata e dentro è contro tutti o quasi tutti, secondo me lui ha capito che anche lui deve un po' fregarsene di quello che è la situazione dentro e andare contro tutti e cercare di essere anche lui, cioè l'altra torre, no? L'altra torre della casa. E questo, o sei molto forte qua dentro oppure prima o poi la rischi, perché appunto fuori, esatto. La sta rischiando parecchio, non lo so. Perché sì, già settimana scorsa si pensava ad un provvedimento, non c'è stato, ma lui ha continuato e sai, quando il pubblico grida da fuori, poi alla fine Mediaset o comunque Endemol possono tacere fino a un certo punto, poi arrivano e... È in difficoltà lui adesso, è chiaramente in difficoltà Sì, perché non sa come uscirne, Massimo, non riesce a trovare il bandolo della matrice. Esatto, non lo sa neanche capito. Lui. Non c'è una coerenza. Sì. Non è una coerenza secondo me, se a lui gli avessero fatto un richiamo tempo fa e quindi gli avessero spiegato, cioè fatto capire esattamente cosa stava uscendo, secondo me lui, perché poi lui è bravissimo. Quindi magari avrebbe fatto un passo indietro strategicamente parlando e avrebbe proseguito come è lui, no? Come almeno io l'ho conosciuto, come io mi sento di dire che è lui, cioè come era all'inizio. Certo. Non avendo ancora avuto in realtà un vero
scontro con l'esterno, probabilmente sì. Lui nella sua testa, sai, quando sei dentro da 3 mesi, quando hai un ragionamento, poi lo segui. Probabilmente nella sua testa lui è nel giusto. In questo fuori, momento un po' sì. Eccoci, è riscomparso un attimino, Marco. Quindi hai concluso dicendo, scusami, perché è riscomparso un attimo? Sì, no, dico, non avendo un confronto con l'esterno, secondo me adesso ormai sta deviando troppo verso il lato negativo, cioè quello che non piace fuori alle persone. Perché poi alla fine, quando cominciano in tanti contro di lui, sai, all'inizio magari ci sono quelli che hai contro a priori, e dopo diventano tanti. Anche perché io penso che gli autori gli abbiano messo un po' sta monia per cercare di renderlo un po' più mansueto. La figura di Monia, proprio perché è una che conosce da tanto tempo, quindi sa come prenderlo, è stata strategica perché loro si è capito che ci tengono a Massimiliano, chiaramente un personaggio da 90, sì, e certo. Vogliono che arrivi fino alla fine. Però neanche Monia sta riuscendo a tenere. Monia l'ha messo al suo posto l'altro giorno, a carattere, non è come Heidi, non è come Heidi, quindi Massimiliano deve metterla a posto, perché Monia ha una personalità, quindi Monia, non infatti ha la minima intenzione di starci insieme, no. Secondo me, ragazzi, no. Assolutamente. Ma poi ho visto lei, cioè, mi sta anche piacendo, perché nella casa più di tanto con gli altri non l'ho ancora vista super super attiva, però con lui effettivamente, come dicevamo, come diceva Massimo, è effettivamente molto molto strong, no? Quindi sì. Potrebbe però lo può permettere, ragazzi, hanno convissuto assolutamente, ma anche nel musical ma Massimiliano tende a essere un po' fra virgolette maschilista, però sì, un po' prevaricatore, no? E Monia, esatto, anche l'altro giorno durante il musical gli ha detto: ma non è meglio che facciamo così? Cioè, bisogna essere un attimo più perché lì hai prendere toccato il suo lavoro, Massimo, certo, ho capito peggio. Sembrava l'opera, l'opera di Parigi. C'è un confronto, no? Fra le persone civili, quindi stai sereno, mi viene da dire. Uno dice sì, uno no, invece lui proprio è diventato tignoso. Non è neanche così, perché se hai sentito Sara, l'uscita di Sara ti fa capire quanto i VIP si sentano comunque 10 gradini al di sopra dei NIP nello scontro con Letizia. Sì, esatto, lì penso che abbia dato veramente il peggio di sé Sara, davvero una cosa veramente di basso, posso dire di basso livello, che non si offenda nessuno, perché onestamente se VIP vuol dire essere fatta così, sinceramente preferisco essere NIP, se proprio devo certo. Io almeno una persona con valori. Vai Marco. Quelle Simo sono secondo me dichiarazioni che non giustificherei, ma mi spiegherei dopo 3 mesi, cioè se lei fosse lì dal giorno 1 e un giorno si sveglia con la luna storta, magari non lo giustifico, ma mi spiego magari un attimo il momento. Ma lei è lì da poco, ha fatto quelle 3-4 frasi che... Cioè... Guarda, non so se hai visto il colloquio tra... Prima della litigata con Beatrice, nel pomeriggio, Beatrice e Sara, perché io seguo spesso il live, parlavano e Beatrice le aveva fatto capire che, insomma, la sua presenza in casa non era proprio... Le ha detto, svegliati un pochettino. Certo. Lei, cioè, non si è svegliata, lei l'ha fatta proprio fuori dal vaso, perché a quel punto ha cominciato a tirare fuori la mamma, che insomma, i problemi che c'erano stati a vivere, è diventata arrogante, ha cominciato stare anche persone che non fossero obbedite, cioè, diciamo che non si è un po' regolata, ma secondo me stasera esce, nel senso che anche, i sondaggi la danno veramente anche ai minimi termini. Nonostante lei dica di essere amatissima fuori, che Beatrice con lei avrebbe comunque perso ogni confronto, ma poi la cosa attaccata che mi meraviglia. Ma mi meraviglia che Beatrice per quello. Pensando le cose, ma sì, ma le cose fuori, lei viene da fuori, è appena entrata, esatto. Ma veramente non sai che Beatrice sia amata comunque. Cioè, sì, esatto, cioè Beatrice è oggettivamente un pilastro, quindi poteva attaccarla. Tutti si attaccano a Beatrice, quindi... cioè poteva diventare il suo alter ego al posto di Massimiliano, che era in una fase un po' di crisi, ma non così. Cioè così ma vuol dire che hai dimostrato... Sai cosa? Entrare in corsa bisogna stare attenti, non è semplice entrare in corsa, ci può essere una strategia piuttosto che un'altra, ma bisogna stare attenti, e lei secondo me ha scelto la strada più sbagliata, perché ovviamente verrà massacrata, capito? Ora
Esatto. Tra qualche ora lo capirà tranquillamente. A proposito di qualche ora, Marco, allora noi qualche settimana fa abbiamo intervistato Sossio Aruta, lo conosciamo un po' tutti, insomma, ex protagonista di Campioni, Uomini e Donne, eccetera, eccetera, è diventato amico di Mirko tempo fa. Allora, avendo in trasmissione, gli ho chiesto, senti, Sossio, vabbè, ci siamo persi Massimo, eccolo qui. Ci sono. Massimo, eccomi. Ci sei? Ci sono. È ritornato tra noi, eccolo qua. Allora, dicevo, io ovviamente curiosa, ho visto che aveva fatto questa cosa con Mirko, che ancora non era proprio all'inizio della situazione, gli ho detto, senti Sosse, ma secondo te chi deve scegliere Mirko, Greta o Perla? E lui mi ha detto, è meglio che resti da solo. Allora, ancora non lo sappiamo, perché sera ci sarà il confronto. Allora, diciamo che con Perla sembrerebbe aver messo un punto. Io uso il condizionale perché se no i Perletti mi ammazzano. No, ma io sono una Perletti, ve lo dico subito. Sono una Perletti, sono per Mirko e Perla, ve lo dico. Abbiamo anche la canzoncina, quindi insomma siamo bellissima. Carichi. Ma devo dire che non è neanche brutta quella canzone. Tra tutte le schifezze che si sentono in giro della trap, questa è la meno. Ecco. Allora, Marco, io voglio un tuo parere proprio spassionato, perché tu l'hai vissuta la cosa, vedi Mirko, ci sei a stretto contatto. Secondo te che succede stasera tra lui e Greta? Secondo me stasera tra lui e Greta ci sarà un secondo punto, nel senso che secondo me gli dirà quello anche che non gli ha detto quella sera che era venuto dopo il confronto tra Greta e Angelica. Perché comunque si è reso conto, a parte che si è reso conto con le domande che aveva fatto Alfonso nelle ultime puntate, che non aveva intenzione di uscire per lui, no? Quando gli ha chiesto cosa fai, esci per lui oppure no? Sni, no. Poi, è troppo facile, esatto. E quindi, puntini. Esatto. Attacchi lì. Penso che detto, se fosse stato il mio fidanzato sarei uscita adesso. Esatto. Diciamo che Perla, in quanto a maturità, Sì. 10 giri a tutti, vabbè, andiamo avanti. Ma perché effettivamente secondo me tra le due, ma probabilmente per una questione di tempo insieme, Perla ci è ancora molto legata a Mirko, quindi secondo me succederà che discuteranno e penso che secondo me Greta tirerà fuori anche qualcosa di più personale, no, tra di loro, perché poi alla fine quando tu discuti alla fine prendi un no e lei non è tipo da prendere no. Greta non è tipo da prendere no, assolutamente. Secondo me la cosa che la sta facendo soffrire più di ogni altra è proprio dicevo, la cosa che la fa soffrire più di ogni altra è l'essere magari anche lei abbandonata in diretta televisiva, quindi passare quello che ha passato Perla, ecco, perché insomma ragazzi, quella scena ha fatto male un po' a tutti quanti noi, nonostante fosse evidente il dolore di Mirko andando via, perché anche lui si è girato, stava male, poi abbiamo scoperto che ha pianto 3 ore, infatti quella notte. Sì, ma Perla c'è sotto come un treno, Perla c'è sotto come un treno. Sì, però c'è sotto, ma Perla usa anche la testa, perché anche lei è consapevole degli errori che ha fatto. Amore per se stessa. No, ma è normale, quello dobbiamo averlo tutti. Raccomando ragazzi, questo è un messaggio che io ci tengo a lanciare. Prima di tutto amore per noi, dopodiché vengono anche gli altri. Quello è fondamentale. Ed è per questo che secondo me adesso, indipendentemente da come andrà stasera, in ogni caso io, se dovessi consigliare a Mirko, io gli direi, anzi gli ho detto, stai per i fatti tuoi, riprendi la tua vita. Intanto sei appena uscito da un percorso che doveva andare in un modo e poi alla fine... Però qua voglio essere onesta, però Marco, Mirko è entrato in quanto Mirko di Mirko, Perla e Greta di Temptation Island, perché se no non sarebbe entrato dal niente, deve essere onesto anche lui. Mirchetto, io ti voglio bene, ma devi essere onesto con te stesso, è normale che anche il papà glielo disse, l'ha detto anche lui, guarda che entreranno una e l'altra, certo bisognava vedere poi, lui non si è saputo comunque districare nelle due situazioni, perché è chiaro che lui ha pagato non il fatto che le ragazze siano entrate, lui ha pagato il fatto di aver probabilmente non aver preso una posizione, e le persone questo non,
le persone questo non te certo. lo perdonano, perché poi chiaramente tutti abbiamo empatizzato con quella cosa e non sì. si sta sì, sì. sicuramente, non è una è cosa quello. Semplice, Marco, anche tu al posto suo penso che avresti fatto uguale, no? Cioè c'hai la tua ex, la tua attuale. Io stringevo le mani a tutti quanti e facevo le valigie. Capito, cioè alla fine è bella la televisione, sì. poi... No, perché effettivamente, esatto, il problema è che ragionarla, anche lui sicuramente ragionandosela, poteva aspettarselo, quindi poteva essere pronto. Però poi trovarsi lì, quando trovi la ex e la fidanzata in casa... Non era più gestibile, esatto. Buonasera, non è proprio semplicissimo, quindi secondo me è stata... Sì, non deve essere stato facile, infatti secondo me l'ha pagata, ma forse è stato un bene per lui. Guarda, non so se tu chiaramente segui tanto quanto noi, penso che anche Mirko avrà visto quello che i genitori di Greta stanno raccontando sì. in giro. Soprattutto Greta ha detto, mamma, ha insinuato sì. che tra Mirko ci sia un accordo. Ora, io dubito che ci possa essere un accordo, visto che Perla piange ogni due per tre. Cioè, no, nel senso, sarebbe no. molto più sicura di sé, non piangerebbe tutte le volte che piange. Esatto. L'accordo, sì, anch'io la vedo impossibile, anzi, quando ho sentito, io l'ho visto con un TikTok, appunto, e mi è sembrato proprio giusto un voler polemizzare ulteriormente la questione, però non credo in un loro accordo, sinceramente. No, anche sarebbe già venuto fuori, dai, non è gestibile una roba del genere dopo mesi e sì, puntate. Si sarebbe visto, è vero, si sarebbe visto anche esatto. in casa, in qualche sì, modo. Perché poi in casa sì. sei comunque ripreso H24, quindi te puoi fingere esatto. 23 ore, ma quell'ora lì... Anche una parola che scappa, sbagliata, esatto. Però vi posso dire una cosa, l'ho trovata poco carina, come scena, che una mamma che dovrebbe stare comunque distante da queste cose. Sì. Certo, è chiaro che a livello affettivo tu prenda le parti di tua figlia, anche se poi, ragazzi, la figlia ha raccontato di aver provato ad avere un bambino da Mirko ha smentito, la figlia ha smentito in diretta, la mamma l'ha confermato fuori, cioè rompe sì. folli, ha smentito sua figlia, cioè, ma io dico, ma ci state con la testa? Infatti così non va bene, cioè concettualmente secondo me se tu va bene esatto che la mamma difenda se nel caso ci siano degli insulti, nel caso ci siano delle minacce, ma su una relazione certo. tra l'altro sbattuta in TV, quindi proprio teoricamente sicura, nel senso che più di tanto in TV, e andare così a difendere a spada tratta la figlia e dire cose che tra l'altro lei aveva già negato. No, non l'ha difesa perché l'ha messa in una situazione difficile, ha smentito sua figlia, cioè ragazzi va bene tutti piace essere insomma al centro dell'attenzione, però bisogna saperci stare al centro dell'attenzione, bisogna saperlo fare tra l'altro offendendo Ciro dicendo che va Ciro guidando perché Ciro tra l'altro dal lato passeggeri non era dal lato guidatori, e figli e figlia che hanno fatto la stessa cosa. Io ragazzi, cioè veramente no, diventa tutto molto, molto divertente per noi, per carità, però insomma. Infatti mi ha fatto volare anche tanto la risposta che ha fatto Ciro, infatti, perché giustamente lui dice io non ci sto a farmi prendere in giro comunque da una persona che tra l'altro non conosco e che dice cose che non ho detto e che dice che ho fatto cose che non ho fatto, quindi piano un attimo. Che i genitori i parenti dovrebbero stare al di fuori di queste cose, ma è massimo, lo diciamo ogni anno, diciamo che poi i parenti fanno il reality nel reality. Non ha senso perché loro non vivono le questioni, quindi magari tante volte dicono cose inesatte e fanno del danno. Ti ricordi i genitori ai propri figli, come ha fatto anche la mamma di Anita col biglietto, cioè lasciate i figli che crescano e possono emanciparsi da soli come tutti facciamo e che vivano la loro esperienza, cioè mi sembra molto assurdo, sono loro i protagonisti, ecco. Tant'è che ad oggi i genitori di Perla, i parenti di Perla non sono visti mai. Assolutamente, fanno più danni. Fanno più da Anita rischiava di uscire anche con quel biglietto, quindi lasciateli stare. Anita si è salvata dalle rotte della cuffia. Lasciateli stare. Deve ringraziare Mirko. Va bene, detto questo, Marco, siamo veramente stringo perché manca 30 secondi. Chi vince, chi esce stasera e cosa non rifaresti più al Grande Fratello? Allora, stasera esce Sara e non rifarei più il Grande Fratello, metterei la parte agonistica anche nel lato umano, quindi sarei molto più attivo in discussioni, questioni, sarei molto più pungente, ecco. Quindi vivi di rimpianti in questo momento? Di dispiacere, di dispiacere.
Mi dispiacere. Perché, sì, non, un pochino sì. Perché non sai che cosa avresti potuto dare alla casa, esatto. Cosa la casa avrebbe esatto. potuto dare a te. Sono in panchina. Vabbè, non è detto che non ci possa essere una seconda chance in qualche altro sì. reality. Marco, sì, noi sì, te lo auguriamo tanto. Come ti auguro di cominciare a lavorare, perché ricordiamo che lui fa il maestro di sci, ragazzi. Dove ti vedremo, su quali piste, così magari ci andiamo a prendere, che ne so, un bim brulé insieme. Un bim brulé, sì, ci vediamo sulle, esatto, sulle piste di Campiglio, ma non di Campiglio, quindi vi aspetto lì, mi raccomando. Allora, guarda, sto arrivando, perché io sono a Bergamo, sì, sì. Ti sono anche vicino. Va bene, ragazzi, vai, Marco, è stato un grandissimo piacere, in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo mio. In montagna, perché te lo sto promettendo, vengo. E tesoro, con te ci vedremo settimana prossima. Ciao. Con il nostro ospite, che sarà, non lo so, lo scopriremo solo vedendo. Un ciao, abbraccio Marco. A tutti, e voi due non fate danni a Bologna, mi raccomando. Viva i tortellini, gli scorpioni! Viva i tortellini sempre, sempre. Sempre, sempre. Un abbraccio a tutti, buon tolto you, buon fine settimana. Ciao. Grazie mille a voi, ciao, ciao. Ciao, ciao.